È una nonnina che le manda un bacetto. La conosco molto bene perché tutti i giorni io e Zairo mio la guardiamo sdraiati sulla poltrona. Rita Forte, che troveremo tra poco alla Vita in Diretta, fra qualche giorno. Uguale la mamma della signora Marchesini. Poi sembrava un'imitazione, è vero? Ugualissima. E poi bella. Dario Ballantini, quanti amici. A proposito, allora Elena, ma il bacchicuore, sei o no? Ma perché vuoi che mi vuoi fare una... Dillo che mi vuoi fare una proposta, perché non lo dici davanti a tutti, dai. Cambiamo argomento. Allora, il gioco, l'amore, non si è capito bene. Quali sono le tue altre debolezze? Non so, la cucina. Mi piace molto cucinare, penso di saperlo fare. Sei buongustaia. Sono buongustaia, sì. Infatti si vede. Si vede? Studio, la gioia, cioè una partecipazione speciale. E so cucinare bene, soprattutto il ragù napoletano e tante specialità napoletane. Grazie. Senti, ma come attrice? Quanto sono... che bel pubblico! Hai visto? La vita è un gioco, l'uomo della fortuna, poi cosa avevamo detto? Besami mucho. C'è un personaggio che ti piacerebbe fare, interpretare in modo particolare? Per esempio, Angelica, ti piacerebbe interpretare il ruolo di Angelica? Tutti i giorni sono Angelica, Michele. Eccomi qua, tutti i giorni. Sì. Tutti i giorni è una battaglia, tutti i giorni è una lotta, tutti i giorni è una guerra. Ma allora però... noi abbiamo la persona giusta, quella che fa per te, Dupré de Perac, e lui soffre Dupré de Perac. A Parigi con Antonella Delprino, niente meno che Robert Ostender.